Non chiedetemi come, non chiedetemi perché, ma oggi siamo stati rapiti da una bambola assassina che al momento non è qui. Però ehi, guardate quanto è carina la casa delle bambole. Certo, se solo non fosse abitata da una bambola assassina. Oh, sto dormendo a forma di stella marina, non si sa perché. Buongiorno mondo! Abbiamo fatto serata ieri, infatti mi sono risvegliata a sto posto un po' strano. Che c'è sto a fa qui? Dov'è la bambola assassina? Oddio, sono diventato un tizio! Ci siamo compenetrati. Io e Lucy Lord, adesso siamo una cosa sola. Siamo un solo personaggio, una sola anima e una sola mente. Cioè, in realtà un solo corpo e due anime. Non ho capito. Allora, mi devo buttare. Oh, questo è il mio computer da gaming, uguale ragazzi. A parte no, sembra quello del 1600. Forse non è proprio il mio computer da gaming. Scusate, ma è solo un monitor. Dov'è il pezzo del non è questo, no, è un comodino quel. Vabbè, io vado avanti senza farmi domande. Una caramella! Ma a che serve prendere le caramelle? Achievement? Mi sa solo achievement. Una zucca ho preso anche, mi sa che è pure quello solo achievement. Ricevi aggiornamenti sull'attività. Non le voglio le notifiche, lasciami stare. Ho preso un'altra caramella. Posso mettermi dentro tipo la tazzina? Non ci credo. Non mi posso mettere dentro la tazzina. Posso volare sopra la tazzina, va bene ragazzi. Iniziamo già molto bene questa cosa. Però devo dire che questa casa mi piace un sacco perché è tutta rosa. Vabbè, la casa delle bambole voglio dire. È il minimo che sia rosa. Non pensavo di volare di sotto così però. Oddio, c'è del moccio. Ok, questa casa è molto bella e rosa, ma c'è del moccio. Ma soprattutto da apprezzare il fatto che io ho i miei vestiti. No, perché ultimamente vedo che il vizio era tornato. Ma questa è la bambola assassina per caso? No, perché c'è casa letteralmente piena di suoi quadri. Leggermente egocentrica la signorina. Puoi aggiungere Escape Evil Dollhouse ai preferiti? No, e non ditemi che per favore anche qui non siamo in una prigione. Perché mi rompono le scatole pure qui? Allora è una cosa universale dei giochi di Roblox ultimamente. Vi giuro ragazzi che non ho mai avuto così tanti problemi con questi giochi che ti chiedono spam ste cose, cioè mai visti. Comunque a forza di saltare su dolce e torte mi sta venendo una discreta fame. Forse non dovevo saltare qui ma non importa. Vabbè, io ho fatto la strada più semplice. L'importante è non fallire. Mi butto sugli orsetti. Che belli gli orsetti. Posso portarmeli a casa gli orsetti. Guardate che carini che sono. Ma perché io dovrei scappare di qui? Ma questo è cioccolato? Ma sarebbe cioccolato? Ma non dovrebbe farmi male se mi ci tuffo. E invece ha fatto male. Morale della favola: non mangiate troppo cioccolato perché sennò esplodete letteralmente. Perché sono letteralmente esplosa. Che poi non volevo neanche farla apposta. Io lo stavo dicendo così. Non è che ho detto ora mi butto. È solo che come sempre qui le hobby c'è una discreta skill issue. Ma io non imparerò mai a farle ragazzi. Ne potrò fare 100, 200, 3 miliardi. Ma farò comunque schifo sempre. Zucca vedo, una zucca vedo, un clown molto ansiogeno. Ma e la bambolina dov'è? Scusatemi, skip the bambolina. Ma de bambolina non è qui. Però bello sto posto. Ma io ci voglio rimanere. Ma è moro se mi butto? No, le frecce mi dicono buttati. Mi butto! Ok, sono viva. Immaginate se cadevo tipo lì nel liquido. Lì morivo sicuramente. Però sarebbe stato molto ironico se proprio finivo lì a caso. Buoni chupa chups. Anche se penso che siano qui dolorosi. No, non mi picchiate, non mi picchiate. Ok, queste cosa sono tipo le girelle. Buone le girelle. Anche se io non sono una grande fan delle merendine, sono sincera. Non so perché, ma le merendine mi risultano sempre troppo secche. Quindi non le apprezzo moltissimo. Però da piccola le mangiavo un sacco. Ok, ok, sono viva. Sono viva, non sono mai morta. Cioè, non è vero. Dicevo dai lecca lecca qui. Come si chiama? Me la so chiamata. Ma so chiamata, me la so chiamata. Me la so chiamata. No, ce la faccio perché sono troppo forte ragazzi. Sono troppo forte, sono la regina dei dolci. Oh, comunque il mio outfit in palette con questo posto. Adoro, adoro questa cosa. Cioè io adesso sarò... Ah, quella penso sia la bambola. Forse non devo andare lì. Devo andare lì? Sì, c'è la freccia gigante che mi dice vieni qui. Quindi ci vado in bocca alla bambola sostanzialmente. Cioè, ciao bambolina, spero che tu non ti arrabbi. Ah, ma è finta, è morta. Zia, sei morta? Belle le caramelle che hai sui capelli. Molto fashion. Ma che faccio, mi lancio? Mi butto? Ma non so dove è prima. Ma non sto rifacendo lo stesso coso di prima. Oddio, mi sono persa. Ora no, scherzavo, è diverso. I died. Ma da cosa mi devo aidare? Non ho capito. Guarda quanta gente che c'è che gioca a sto gioco. Ma mi devo aidare da cosa? Da cosa mi nascondo? Bello il letto, posso andare a letto? Che ieri abbiamo fatto serata e insomma sono un po' stanca. No, non si può, le? Non ho capito cosa, da cosa mi dovrei nascondere. Visto che la bambola è morta lì. I died ancora. Ah, vabbè, questi punti dove nascondersi. Ok, buono a sapersi. Ma non ho capito ancora da chi. E soprattutto, ah, devo pigiare i bottoni. E non avevo capito. Ok, adesso c'è l'animazione. Ah, e ora si risorge lei giustamente. E certo. Oddio, oddio, oddio.
guarda come cammina, oddio, tutta storta, aiuto. No, ora mi campera palese. Ah no, che se ne va. Ah, lei vola così. Ma se io scappo mi vede? Ma dove sono gli altri bottoni? Ma mi ha visto? No, non mi ha visto. Easy. L'altro bottone dove sarebbe? Adesso mi avvio. Oddio, quando ti vede tipo i capelli iniziano a fare tutti Ragazzi, ma i bottoni io l'ho persi qua, eh. Oddio, sta venendo proprio qua. Ma cammina con i capelli, non ho capito. Ma sembra tipo che stia camminando con i capelli. Che ansia. Mi sta seguendo, ah, eccolo. Mi sta palesemente seguendo, ragazzi. Ma noi non abbiamo paura e tiriamo dritto, perché noi siamo troppo forti. Ormai siamo master anche di questo gioco che non abbiamo mai giocato. Giusto per... Oh, un altro, easy. Vabbè, ho vinto. Aspetta che qui dentro c'è una roba. Ok, c'è una zucca, giusto per... Oh, c'è anche il cesso. Bello il cesso con la fragolina. No, meraviglioso. La voglio anch'io. Cioè, questa c'ha la chiusura della tazza del cesso con la fragolina. La voglio anch'io il cesso fragolina. Allora, se esco c'è lei, perché non ho mica visto dove è andata. Vabbè, io tento la fortuna. Ok, so perfettamente dove è lei adesso. Ottimo. L'importante è non trovarmela in bocca come sempre, perché poteva essere una cosa molto... Allora, l'uscita dove cavolo era? Era qua l'uscita? Si è aperto il cancello, era quello che si... Vabbè, io mi butto qui, Ho caramellina prima. Comunque rettifico, ci sono veramente un sacco di foto di statizia. Cioè, signorina, cioè, più che foto sono quadri proprio. Qui neanche peggio, cioè, si è fatta dipingere 300.000 volte. Dove siamo? Nel mondo degli hot dogs? Oddio, questa cosa mi sembra difficile. Che devo fare? Moro? No, ok, mi devo far portare. Non ho capito. Aiuto! Ok, devo far così. Ma è una cosa molto complicata. Cioè, più che complicata è ansiogena. Perché lì per lì non si capisce bene. Sono morta, lo sapevo. Ma sono morta nella Coca-Cola. È Coca-Cola quella là? Non lo so, ragazzi. Qua ci schiaccerò tipo 3 ore, perché non ho ben capito la situazione. Cioè, non ho capito quando dovrei saltare. Tipo, adesso ok. E vediamo se riesco a capire anche alla prossima, magari, al volo. Ok, no, questo. Ok, ho capito tutto, allora. Dammi la caramellina, grazie per la caramellina. Beh, quella, capito? La caramellina. Parola molto difficile. Queste sono banane? Che è sta roba? Sono lune, banane. Banane, lune, banane. Vabbè, io passo così dritto, dovrei farcela. Cioè, ora dimmi te. Oddio. Ok, sembro io che cerco di fa cosa, come si chiama? No, niente, perché io un palestra non ci vado, quindi sono io che cerco di fa niente, letteralmente. Questo non gira, vero? Oddio, mi mozza. Ah, mi mozza la testa. Mi sento la mia testa già mozzata. Aiuto. Ok, no, solo decorazione, forse non ci prende. Ah, non era solo decorazione, me lo devo rifare da capo, giustamente. Ma perché io non sto mai zitta? Cioè, questa cosa è veramente una malattia, perché adesso secondo voi avrò la fortuna di rifarlo per bene? Ma secondo voi, mo, questo l'ho fatto tutta la prima, talmente alla prima l'ho fatto che pensavo che fosse finta la morte, cioè che fossero decorazioni. Secondo voi lo rifaccio la seconda volta alla prima? Ma figuriamoci proprio. Vabbè, è passato, aspetta. Corri, ma corri, ma sempre l'ultima che mi frega. Ma com'è possibile? Io sto odiando questa casa delle bambole, cioè sto odiando sto pezzo più che... Oddio, gli ho letteralmente dato un bacino. Per favore, piccole lune, potete non uccidermi? Ok, tu sei passata adesso, quindi adesso aspetto che ripassi e ripasso. In teoria ce la faccio ora. In teoria, in pratica non lo so. Sì, no, vabbè, un'altra volta. Ma che è sta cosa, mo? Ma che è? Ruzzolini? Vabbè, questi sono ruzzolini. Vabbè, sono abbastanza semplici, forse. Allora, io grande palestrata giga chad ce la posso fare. Ok, vabbè, ragazzi, dai, passa. Ok, è mia, ce l'ho fatta, sì. Cos'è? La piscina? No, qui ci si lancia di sotto sempre. Oh, sono 8 caramelle, questa è la nona. Le sto prendendo tutte, ragazzi, sono fortissima. Che mi danno poi alla fine? Il premio? Sono morta? No, ok, mi sono solo spaccata le ginocchia, ma quelle ormai siamo abituati. Allora, cioè, questa sembra cosa semplice, poi non lo so. Passa, perfetto, passa, perfetto. No, i divani roteanti no, però. No, i divani, no. Spider-Man! Non sono riuscita a fare Spider-Man. Vabbè, ragazzi, ma che cos'era? Ma dove devo andare? Cioè, come faccio a salvarmi in questa... Oddio, forse adesso mi salvo, perché adesso io mi devo lanciare lì. Ok, precisa. Qua che devo fare? Mi lancio qui? No, muoio. Ok, ricevuto, capo. Arrivo! Non arrivo, perché faccio cacare. Allora, devo capire come salire su sto coso. Ok, ce l'ho fatta, ottimo. Allora, di qua uguale si farà, immagino. Vabbè, letto che essere Bart. Ma che è, raga? Ma sono sogni questi? Cioè, palesemente la febbre sto sognando in questo momento. Cioè, sono quei sogni febbrili un po' strani. Oh, il pianoforte. Come sono brava, mi chiamavano Mozart. Aspettate, no, non suona. Ma che truffa.
uffa. Ma io pensavo si mettesse a suonare sto coso. Ma devo andare di qua? Cioè, vuoi dentro il pianoforte? Non è che mi si chiude dentro io? Nel dubbio sono morta. Ok, mi respona qui, quindi immagino che devo andare sull'orsetto che rotea. Ma cos'è tipo la lore di questo gioco? A parte io che cado e muoio malissimo. C'è un bambino che tipo fa sogni strani, si è messo a dormire tipo dopo aver mangiato un po' troppo, e si fa sti sogni un po' ambigui di questa qui che tipo sgozzare, che poi si è vista una volta. Quindi non ho ben capito. Ma sono arrivata, ho vinto? Che è sta cosa? Ho vinto? Oh, l'ultima zucca, eh? Morto tutto, mi lagga. Oh, caramelle gratis dentro. Ma è l'uscita? Non penso sia l'uscita se ci sono le caramelle gratis, zii. Ma lei è morta. Ha stirato. Si gode, festino. Oh, guarda, pure il maletto della vittoria di Fortnite. Vai, dai. Oh, no, no, questa risorge. Ok, perfetto. Ok, ci caccia. No, ci riprende dentro. Pensavo ci cacciasse fuori. E ora? Ci ho rimesso a letto. Buonanotte. Cioè, finché metti a letto e posso mangiarmi tutte le caramelle che voglio, che se ne frega. Ah no, forse vuole mangiare me. Mi stai dando caramella? O tu volere me caramella? No, non ridere così che mi fai ansia. Palletto della vittoria di Fortnite nel dubbio. Cos'è successo? Cioè, mi ha buttato qui, non ho capito. Cioè, sto spezzone che cos'era? Sono confusa. Cioè, c'era questa animazione per niente. Ah no, adesso... Ah, sono arrivata alla boss fight. Totalmente a caso. Dopo aver visto quel filmato che mi pareva il filmato di fine. Oddio, c'è il bazooka luminoso. Bellissimo, raga. Cioè, non è quello della prigione. Questo è il bazooka luminoso. Non mi lanciare i biscotti, brutta maledetta. I biscotti sono buoni da mangiare. Non tirare in testa le persone. Non si spreca il cibo. Però è bellissimo questo bazooka luminoso al neon. Potere del neon. Brutta caramella schifo. Oddio, mi ha ripreso. Ma non ho vinto, scusatemi. Avrei vinto. No, non mi annusare che puzzo. Non mi sono lavata. Mi devo ancora fare la doccia. Mi puoi non annusare per favore? Guarda che lampadario ti cade addosso. No, davvero. Cosa? Ok, l'ho chiamata ma non me l'aspettavo davvero. Ha stirato. Balletto della vittoria di Fortnite un'altra volta. Ah, dopo il balletto della vittoria c'è un altro pezzo di strada. Ma non ho capito perché, non ha senso. Vabbè, io me ne vado. Sono tornata a casa, è tutto piccolino adesso. Eccolo qua il mio computer che non si sa con cosa si alimenta, perché letteralmente è solo un monitor. Dov'è il case, mi scusi? Quindi qui siamo a casa mia, bella casa mia. Adesso vi faccio un home tour. Ogni tanto mi sento clown, quindi mi sono fatta la tenda del circo. Qui ci abito. Poi mi sono presa la casa di Barbie, la casa dei sogni di Barbie. Poi qua abbiamo la giraffa, perché qui... Ah no, non è una giraffa, è un dinosauro. Vabbè, dicevo, qui mi ci misuro io la testa, vedete? Tipo adesso sono alta 7 squame di dinosauro. Questa è la mia altezza. E poi basta, questa è la mia cameretta. Poi vabbè, qui c'è la TV, il salotto. Qui ci guardo Peppa Pig tutti i giorni. Poi abbiamo io che ballo gigante, perché anch'io come la bambolina sono un po' egocentrica. Quindi sì, c'ho anch'io la mia statua gigante. Poi qui c'è la cucina, tutta rosa ovviamente, perché bisogna stare sempre in palette. E beh, poi basta, casa mia è finita. Qua tra l'altro c'è la tizia pazza dell'altra volta con Garfield. È stato un gioco molto particolare. Sono ancora confusa perché non ho capito niente. Ma quindi era tutto un sogno? Nel dubbio, dalla me gigante che balla è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.